In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gloria Patri e Filio e Spirito Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che noi ricorriamo a voi. Regina del Rosario, prega per noi. Adveniat regnum tuum, Domine. Adveniat per Maria. Ave, ave, ave. Primo mistero glorioso, contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Alleluia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che noi ricordiamo. Regina del Rosario, prega per noi. Adveniat regnum tuum Domine. Adveniat per Maria. Ave, ave, ave. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo alla destra del Padre. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, sempre Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a noi. Regina del Rosario, prega per noi. Adveniat regnum tuum domine. Ave, ave, ave. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo Paraclito su Maria Santissima e gli Apostoli in preghiera nel Cenacolo a Pentecoste. Apparvero loro lingue come di fuoco ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Veni, Sante Spiritus. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Regina del Rosario, prega per noi. Aveniat regnum tuum, Domine. Aveniat per noi. Ave. Quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione al cielo di Maria Santissima in anima e corpo. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Regina del Rosario, prega per noi. Aveniat regnum tuum, Domine. Aveniat per Maria. Ave.
Mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra, e la gloria degli angeli e dei santi. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Cuore immacolato di Maria, mi consacro a te, totus tuus. Preghiamo in questa decina per il Romano Pontefice, il Santo Padre Benedetto XVI, per il raduno il prossimo 22 giugno e per il piccolo Resto che, nonostante tutte le prove e tutte le difficoltà, incredibilmente riesce ad andare avanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sempre nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricordiamo. Regina del Rosario, prega per noi. Adveniat regnum tuum, Domine. Adveniat per Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, es nostra salve. A te clamamus,
verte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, e vi chiedo umilmente perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, e vi chiedo umilmente perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, e vi chiedo umilmente perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Amen. Atto di contrizione. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offendere mai più, né mai più disgustarti, perché ti amo sopra ogni cosa. Signore, misericordia, perdonami. Adesso, cari pionieri che siete qui stasera presenti per il consueto momento di preghiera nostro, cantiamo una strofa dell'inno dei pionieri. Due giorni fa abbiamo infatti celebrato la festa dei pionieri del Rosario e poi facciamo un paio di strofe alla Madonna prima della catechesi di questa sera. La nostra vita è cambiata, nella preghiera rinnovata, e da lassù una voce dice, voi sarete più felici. Adesso abbiamo capito, amare il prossimo è il tuo invito. A te Maria ci affidiamo, con la croce e la corona in mano. Tutti i giorni, tutti i momenti, lodiamo Gesù e Maria e tutti i santi, perché con il cuore e con la mente la nostra fede prorompente. Ci siamo riuniti in un gruppo straordinario, siamo i pionieri del Rosario, i pionieri. Siamo i pionieri del Rosario, i pionieri del Rosario. E adesso che ci prepariamo alla festa lunedì prossimo della Madonna di Fatima, 13 maggio, vogliamo sentirci come spiritualmente lì, ai piedi della capeligna, Les apparitions, come la chiamano in portoghese, la cappellina delle apparizioni in quel bel luogo del santuario di Fatima, e tutti insieme, noi qui con i pionieri del Rosario e tutti quelli che ci seguite a casa, cantiamo l'inno alla Santa Vergine Maria. Il 13 maggio apparve Maria. Le corone anche a casa. Ave, questo è il popolo di Maria. Ave, che ti ama, o Maria. Ave Maria. Ave
insieme. Ave. Maria. Et Fili, e Spiritu Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, carissimi pionieri, bentrovati a tutti voi e anche a quanti ci seguite a casa. Qualcuno ha scritto, Dio mio, mi fanno anche tenerezza, ma perché bestemmi? E perché bestemmiano? E perché noi preghiamo? È tutto qui. E questa è la preghiera che la Madonna attende, perché noi del piccolo resto preghiamo veramente bene per il fatto che siamo in comunione con Papa Benedetto XVI, per cui è una preghiera gradita a Dio, gradita alla Madonna e perciò tu cur sgradita o sgradevole al diavolo. Tutto qui, capito? Ecco perché bestemmiano. Allora, questa sera ben trovati a tutti voi, per soprattutto ai pionieri del Rosario. Si vede che questi sono proprio i vostri giorni, no? L'8 maggio, poi. Questa sera ci ritroviamo per il nostro ciclo di catechesi dal titolo Sfiorati da Dio, testimoni del nostro tempo. Venerdì scorso avevamo concluso in due puntate la vita straordinaria e impareggiabile per certi versi di San Massimiliano Maria Kolbe. Come ho avuto modo di anticipare in un post, questa sera parliamo di un altro martire, ma un martire assolutamente sorprendente. Se infatti siamo rimasti scossi dalla testimonianza di San Massimiliano Maria Kolbe ad Auschwitz, dove muore martire, stasera rimarremo ancora più scossi, perché parliamo di un martire bambino, morto a 13 anni, che aveva avuto, questo per dirvelo subito, la possibilità di salvarsi in più occasioni, ma che gioioso è andato incontro al martirio, è andato incontro alla morte. Noi che invece abbiamo così tanto paura di lasciare questa terra. Ecco, lo sto parlando di quello che i messicani affettuosamente chiamano Joselito, Joselito. Eccolo qui, questa è una foto, diciamo, originale, vera, di Joselito. Il suo nome completo è José Sánchez del Rio. Ecco, non si vede più. José Sánchez del Rio, guardate che begli occhi che c'ha questo bimbo, occhi di cielo, occhi intensi anche di chi ha un temperamento forte ma pieni di Dio, come ora vedremo. La sua vita, per quanto breve,
è assolutamente straordinaria. Non ci saranno tantissime cose da dire, ma quelle che diremo ci colpiranno moltissimo, perché veramente poi quando noi stiamo facendo, da quando abbiamo iniziato, mi pare l'anno scorso, forse addirittura 2 anni fa, con Pio XII, questo cammino dei sfiorati da Dio, ecco, noi dobbiamo veramente esaminare noi stessi, perché per dirci, ma come diceva Sant'Agostino, si isti et illi cur non ego, quando lui leggeva le vite dei santi, se questi ci sono riusciti e quelli pure, perché non devo riuscirci anch'io? Ecco, allora questa sera noi finora abbiamo parlato di uomini e donne, preti, suore, no? Qualche laico, ma questa sera siamo chiamati a dire che la santità è veramente per tutti e che anche i bambini si possono far santi. Da domani io spero di poter iniziare un ciclo di catechesi fino a lunedì sulla Madonna di Fatima. Chi sono i protagonisti a Fatima? Sono i 3 pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia. Cioè la santità è per tutti, dobbiamo iniziare a farci santi fin da piccoli, no? Fin da piccoli dobbiamo chiedere a Dio il dono della santità. E José Sánchez del Rio, che se mi permettete io a partire da questo momento affettuosamente, essendo stato anche in Messico, chiamerò anch'io Joselito, con questa espressione diciamo affettuosa, è nato il 28 marzo 1913 in Messico, a São Caio, dove oggi si trova questo santuario dove c'è il suo corpo, come ora vedremo, il corpo, i resti mortali di José Sánchez, di Joselito. È uno stato, quello del Michoacán, che fa parte del Messico. Il Messico ha 31 stati, ecco, uno degli stati è questo qui dove è nato Joselito. I suoi genitori si chiamavano Macario Sánchez e Maria del Rio. Oh, anche i genitori sono importanti, eh? Tante volte sono purtroppo, come succede per esempio nel caso di San Francesco, d'Assisi o di altri santi, protagonisti in negativo. Tal'altra invece sono protagonisti in positivo. La mamma di Joselito scrive una pagina bellissima, come la mamma di, venerdì scorso l'abbiamo visto, di Massimiliano Maria Kolbe, che quando le comunicano che il figlio è morto dice: non mi dite nulla di nuovo, io sapevo già da anni. Che belle storie! Cosa regna invece nelle nostre famiglie? Come siamo presi solo dalle preoccupazioni terrene? Come lo Spirito Santo, la luce soprannaturale, la luce della grazia non filtra più? Questa mamma gioirà appena le diranno che il figlio, 13enne, aveva 3 figli, tutti e 3 si arruoleranno, come ora vedremo, nell'esercito dei Cristeros. Ma piano piano ne parliamo. Dunque, questi genitori, Macario Sánchez e Maria del Rio, hanno 3 figli in tutto, 3 figli maschi, che vengono educati, e Joselito il terzogenito, l'ultimo, vengono educati nel pieno rispetto della fede cattolica, come dovrebbero fare tutti i genitori, educare i figli, gettare il seme, ecco, della fede nei propri figli. La situazione in Messico quando nasce Joselito precipita, proprio poco tempo dopo la sua nascita, perché si instaura un regime filomassonico che praticamente ai comandi del presidente di nome Plutarco Elias Calies diventano palesi. Viene esplicitamente proibita per legge ogni forma di aggregazione ecclesiale. I sacerdoti stranieri presenti in Messico vengono espulsi dal paese, le scuole e alcune opere caritative vengono chiuse. In pratica questo presidente Calles aveva stabilito di perseguitare la Chiesa Cattolica. La legge ufficiale entra in vigore nel 1926, è il periodo in cui anche Papa Pio XI da Roma prova a superare questa difficoltà, un momento critico dei rapporti tra il Messico cattolicissimo, lì c'è la Virgen Morenita, no? La Madonna di Guadalupe. Io sono stato in Messico, un paese assolutamente analogo per esempio alla Polonia, i messicani per la stragrande maggioranza sono molto pieni di fede, e lo Stato del Vaticano. Pio XI cercherà, il Papa di quel momento, di trovare quanto più possibili soluzioni a questo problema, ma come ora vedremo, questo regime massonico che si instaura in Messico produrrà una risposta assolutamente inaspettata, una
processione, come li chiamerebbe Benedetto XVI, di martiri. E attenzione, non solo sacerdoti laici, pionieri del rosario come voi, pronti a morire al grido di viva Cristo Rei. Capito? Per non rinnegare la fede cristiana andavano a morire. Recentemente io ho potuto vedere, e qualcosa che invito a fare tutti voi, come scrive Carla Cristiana, il bellissimo film dal titolo Cristeros, che è stato prodotto in lingua spagnola, ma che finalmente poi è stato doppiato in lingua italiana, che racconta la storia appunto dei Cristeros messicani, e in particolar modo inserisce dentro questo film la storia appunto di quelli, di quel martire che tutti li ha rappresentati. Non fosse altro che è morto a 13 anni, e per come è morto, perché adesso vi colpirà tantissimo, cioè veramente gli è stata offerta più volte la possibilità concreta di salvarsi. Ma chi di noi lo farebbe, figlioli cari? E invece lui è voluto andare a morire per Gesù Cristo, capite? Ecco, allora Calles o Calies instaura questo regime, diciamo, massonico, anticristiano, per certi versi anche anticostituzionale, ma è un dato di fatto. Ma nel frattempo Joselito, ritorniamo al bambino, vorrei invitarvi a guardare di nuovo l'immagine, eccola qui il volto di Joselito, Joselito riceve la prima comunione e prosegue nella propria formazione cattolica. Ecco, di lui sappiamo, mentre andava in chiesa, che era un bambino particolarmente devoto dell'Eucaristia. E qui non ci stupiamo, perché quando leggiamo le vite dei santi cattolici, non possono essere tali se non c'è un grande amore a Gesù Eucaristia. Mi fa piacere che qualcuno stia intervenendo addirittura dalla Colombia, visto che parliamo dell'America Latina, no? Ci salutano dall'America Latina, dalla Colombia. Andiamo però al racconto specifico. Dunque, il bambino Joselito cresce in un ambiente abbastanza sereno. Dovete immaginare che lo stato messicano di Michoacán è abbastanza interno, quindi immaginate voi una vita, non so come dirvi, quasi bucolica, dove si vive di roba semplice, rupestre, serena, e il bambino cresce dentro questa atmosfera, ma di lì a poco si abbatte su tutto il Messico appunto questo regime massonico anticristiano che perseguiterà i credenti. Ecco, di fronte alla legge massonica, sono contento che stiate scrivendo, che molti di voi che avete visto il film e che lo ritenete appunto commovente, ecco, ma la storia adesso ci colpirà. I cattolici messicani, posti di fronte a questa decisione del presidente Calles o Calles di impedire il pubblico esercizio della fede cattolica, reagiscono. Una risposta, una reazione inattesa, inaspettata anche da parte della, diciamo, presidenza massonica di Mexico City, della città del Messico, dove c'era il governo filomassonico. E da quel momento sorge una lega, che storia, figlioli cari, guardate, questo storia dei Cristeros, di cui Joselito è il maggior rappresentante, è una storia, io ricordo quando abbiamo visto il film, siamo tornati a casa, Cristiada si chiama il film, Cristiada, hai ragione Marco Succi, ho detto Cristeros, Cristeros sono loro, ma il titolo del film, come ci suggerisce appunto Marco Succi Leonelli, è proprio Cristiada. E quindi anche a te Marco dico coraggio per tutte le difficoltà che incontri nella vita, pensa a Joselito e vedrai, ascoltando la sua storia, che avrai forza anche te per andare avanti. Dunque, i cattolici messicani, rispetto a noi per esempio qui in Italia, che siamo di ricotta, lo vediamo, io sto assistendo, questo che a me sta facendo tanto dolore non mi fa soffrire la persecuzione della falsa chiesa, che per me è un vanto e un onore dinanzi a Dio, non mi fa soffrire l'insieme delle resistenze da parte della falsa chiesa. Ciò che veramente mi sta facendo soffrire oltremodo è vedere il silenzio, la mancata risposta prima di tutto dei pastori e poi del popolo di Dio in Italia, la cattolicissima Italia. Ma quale cattolicissima? C'è una impostura
dominante in Vaticano e la gente, non dico quella che segue Bergoglio, ma quegli altri che lo sanno, capito? Fino ad oggi ho ricevuto un messaggio di chi celebra messa una cum benedicto di nascosto e tutti loro stanno molto tranquilli perché sanno che io sono una persona seria, non farò mai i nomi, però mi attacca dicendo che io mi sono messo fuori dalla chiesa, veramente quella roba lì. Allora questi cristeros messicani si organizzano, perché quando è in gioco la fede, è in gioco tutto, se non l'abbiamo capito. Quando è in gioco la fede, è in gioco la salvezza eterna delle anime. È in gioco la sopravvivenza della fede cattolica per i nostri figli. E allora i cattolici messicani, devotissimi, la componente messicana, io la conosco bene perché sono stato in Messico, ho fatto proprio un viaggio esplorativo. Sono andato lì qualche anno fa, per un po' di tempo, all'ombra proprio del santuario di Guadalupe. Allora, un cattolico messicano è guadalupano, no? Noi diciamo cattolici apostolici romani? Bene, dei messicani dobbiamo dire cattolici apostolici romani guadalupani. Guai chi tocca loro la Virgen de Guadalupe. Ma forse, non so se sapete, questa è era una zanzara nemica. Non so se sapete che è proprio durante il regime di Calles c'è stato un attentato al quadro miracoloso di cui abbiamo tante volte parlato, della Madonna di Guadalupe. Un tale, mandato assoldato dai massoni, è entrato nel santuario, ha sparato una granata, ma questa granata è andata a esplodere prima di raggiungere il quadro, che altrimenti si sarebbe del tutto incenerito, ha raggiunto il crocifisso di bronzo. Io ho potuto vedere, perché si può vedere nel santuario, ho potuto vedere il crocifisso piegato. Insomma, i messicani dicono è Gesù che ci ha salvato la mamma. Capito? Perché il quadro si è salvato. Ecco, allora, non voglio perdermi in troppe, perché la storia è troppo bella, è breve, ma molto bella questa storia di Joselito. I cattolici messicani non ci stanno e si organizzano. L'universo maschile formano una vera e propria lega. Insomma, formano un esercito armato per difendere la fede cristiana. Lo so che noi cattolici italiani, così ben imborghesiti, già immagino quelli col naso così storto, le armi, no? Non abbiamo capito niente. Impugnano le armi i maschi e le donne a casa incitano i figli ad andare a morire per difendere la fede cristiana. Matti loro o noi? Che Roma ce l'abbiamo dietro l'angolo? Ecco, certamente deplorano la guerra, attenzione, non è che vogliono loro la guerra. Qui è importante da sottolineare sotto il punto di vista dell'etica, diciamo, cattolica. Non è che sono loro che vanno a fare la guerra, vengono provocati alla guerra. E c'è un concetto giusto, valido, capito, di difesa, legittima difesa, come si dice, no? Non è che uno così a basso costo viene Calles che dice perdete la fede e i messicani gli dicono come stiamo facendo noi italiani, sì, va bene, hai ragione. Si oppongono, si organizzano e creano al grido di Viva Cristo Rei, per cui verranno chiamati dispregiativamente Cristo Regeros o più tardi Cristeros, questi combattenti di questa lega in difesa della fede cattolica. I fratelli più che adesso cominciamo a raccontare la storia di Joselito, breve ma assolutamente sconvolgente. I fratelli maggiori, sai, abbiamo detto che erano tre fratelli, no? I fratelli più grandi, lui era il più piccolo, Macario e Miguel, incitati dalla mamma, i due fratelli più grandi, incitati, sospinti e spronati dalla mamma, entrano tra i cristeros, nell'esercito volontario, agli ordini di un leggendario comandante. Io voglio fare il suo nome. Noi diciamo nel film Cristiada un po' lo presentano molto bello, perché è vero che all'inizio era dai modi un po' rudi e non era neanche andato a combattere perché ci credeva fino in fondo, però lentamente poi invece morirà da martire anche lui.
il glorioso generale Ignacio Sanchez Ramirez, comandante dei Cristeros. Allora, quando Miguel e Macario, i fratelli più grandi, partono, lui, Joselito, che è nato nel 1913, siamo nel 1926, quindi ha 12 anni, ancora deve fare 13 anni, implora la mamma perché anche lui possa andare a combattere per difendere la fede cristiana, ma a lui non viene concesso. È ancora piccolo. E poi, guardate che aspetto ancora interessante, non ha ancora ricevuto la cresima. Per cui la mamma dice, non puoi essere soldato di Cristo. Prima la... che storia. E noi qui, che razza di fede viviamo? Queste generazioni, come dice Gesù, no? Vi ricordate cosa dice Gesù? La regina di Saba nel giorno del giudizio si alzerà a giudicarvi. Perché venne da Oriente per vedere Salomone, ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Noi, cattolici italiani del nostro, saremo giudicati da questa generazione di eroi della fede. E Joselito vuole andare a morire, vuole andare a combattere, e la mamma dice no, perché ancora non hai ricevuto la cresima, che come sappiamo è quello che completa l'itinerario di iniziazione cristiana e ci fa soldati di Cristo. Ma lui si sente in colpa. Soprattutto c'è un episodio che lo colpisce. Di lì a pochi giorni giunge la notizia nel paese dove lui è nato, dove oggi c'è una grande chiesa, e dentro questa chiesa dovreste vedere i messicani come vanno a pregare lì, a São Caio. Giunge notizia che uno dei capi, che uno dei, diciamo, collaboratori dei Cristeros, l'avvocato Anacleto González Flores, per il fatto di non avere voluto firmare le leggi massoniche, viene arrestato. Questo avvocato era molto noto in paese, stimato da tutti, e Joselito lo conosceva, lo aveva visto tante volte pregare in chiesa. Ora l'avvocato González Flores non firma le leggi massoniche per una questione di coscienza, non vuole perdersi l'anima, e allora viene arrestato e torturato a morte, viene ucciso. I martiri fanno i martiri, perché Joselito l'indomani dei funerali va al cimitero, va a pregare alla tomba dell'avvocato González Flores, ucciso martire per non avere voluto firmare le leggi massoniche, e chiede all'avvocato che interceda presso la Virgen Morenita, la Madonna di Guadalupe, perché gli ottenga la grazia, a lui tredicenne, di morire martire, di morire anche lui per la fede. E tornato a casa insiste ancora una volta con la mamma. Guardate, la mamma poi racconterà qual è stata la frase che ha spinto la mamma a concedergli, nonostante avesse 13 anni, di raggiungere i due fratelli. Guardate la frase che Joselito dice alla mamma tornando dal cimitero, dopo aver pregato alla tomba di questo avvocato. Mamma, ti prego, perché non è mai stato così facile guadagnarsi il cielo come adesso. Sono parole di Joselito che ci entrano, devono entrarci dentro per ferirci. Per ferirci. Mamma, ti prego, perché non è mai stato così facile guadagnare il cielo come adesso. E in effetti la mamma stessa, che sopravviverà, gli muoiono tutti i figli, racconta che lei, colpita, ecco, da questa dichiarazione di Joselito, lo accontenta. E così nel 1927, a 13 anni di età, Joselito entra nella file dei Cristeros, sotto appunto gli ordini del generale Prudencio Mendoza. Ecco, il compito di Joselito, gli affidano subito un incarico, no? Così piccolo, tutti i soldati grandi di età,
gli vogliono bene, gli affidano un primo compito: attendere alle truppe, quindi portare loro l'acqua da bere, i bisogni di cui hanno particolarmente esigenza. Ma siccome è esemplare, e siccome per coraggio e per fede nelle battaglie supera persino gli adulti, ecco che viene premiato diventando, e qui questa è l'immagine classica di Josenito, diventando trombettista e portabandiera. Oh, come vorrei essere il trombettista della Resistenza Cattolica, il portabandiera, la bandiera di Maria contro l'affronto che in questo momento attacca la Chiesa Cattolica. Portare la bandiera nelle battaglie, più battaglie che lui andrà a fare Josenito a 13 anni, lui è in prima fila che tiene la bandiera. E, se no che accade un episodio di lì a poco, neanche più di un anno dopo, l'episodio decisivo accade il 6 febbraio del 1928 ed è un episodio che di fronte a un ragazzino di 13 anni ci lascia sgomenti. Già penso che tutto quello che abbiamo già detto ci colpisce, ma ancora, come dicono da qualche parte, il bello ha da venire. Guardate cosa succede il 6 febbraio 1928, battaglia di Cotija, il cavallo del generale, quindi il comandante in forze, Gizar Morfin, il cavallo, viene ferito a morte, per cui il comandante, il generale dell'esercito, casca a terra. Josenito si accorge di questo e con il proprio cavallo si avvicina al comandante e lo implora, anzi gli comanda, gli intima queste precise parole: comandante, generale, immediatamente salite in groppa al mio cavallo, in sella al mio cavallo. Il generale lì per lì non vuole farlo, ma Josenito pronuncia queste precise parole, come quelle che ho dette poc'anzi, dette alla mamma, erano così. Anche queste sono parole precise che Josenito dice mentre stanno arrivando però i nemici massoni del governo, le truppe governative, e Josenito dice al comandante: la vostra vita è più utile della mia. C'è forse qualche differenza con Massimiliano Maria Kolbe? Mi offro io al posto del detenuto? Ma che cosa fanno i santi? Che cosa hanno avuto per non temere la morte? E che cosa noi non abbiamo rispetto a loro? Comandante, la sua vita è più utile della mia. Il comandante, seppur titubante, sale in sella al cavallo, come sapete muove gli stivali e il cavallo comincia a correre, ma lui, Josenito, rimane lì e arrivano le truppe governative. Il ragazzo Josenito si accorge che le truppe governative lo vogliono uccidere mentre va via il comandante e allora si volta per cominciare a difendere il generale, finché resta senza neppure un colpo in canna. E dunque lui e un altro giovane di nome Lorenzo, un personaggio che adesso vedremo risulterà importante, un indio, vengono arrestati. È il 6 febbraio 1928. Josenito fa parlare di sé dappertutto perché si giunge a tutti notizia che addirittura tra le fila dei Cristeros c'è anche un bambino, un ragazzino, un adolescente. Viene ammanettato e spintonato a forza di insulti. Josenito prega, così diranno i test, sono tutte testimonianze poi post mortem, prega di continuo e chiede di continuo alla Virgen Morenita, alla Madonna di Guadalupe, la forza di sopportare il martirio. A questo punto iniziano una serie di tentativi, essendo lui piccolo, di salvargli la vita. Cioè le truppe governative, filo governative, lo hanno arrestato. Però, potete capire, è un arresto, diciamo, pressoché imbarazzante. Per cui giocano le loro carte diplomatiche sicuri di ottenere la soluzione più immediata. È un ragazzino, come dicono a Roma, è un ragazzino, appena gli proponiamo di salvarsi la pelle, neanche faremo in tempo a terminare che se ne sarà già andato. E così il primo tentativo viene condotto dopo qualche settimana
il primo tentativo è di chiedere a Joselito di entrare a far parte dell'esercito filogovernativo, cioè di passare dall'altra parte. Le sue precise parole sono state: piuttosto morto, 13 anni, sono nemico dei massoni, posso essere fucilato. Certo, non vorrei che ci scoraggiassimo troppo, c'è una grazia speciale di Dio, però diceva San Tommaso d'Aquino, grazia supponit natura, cioè ci vuole anche da parte nostra una predisposizione, non ho che venire a fare con voi, fucilatemi pure, immaginate voi la reazione. E Joselito metterà in crisi il sistema governativo. La sua testimonianza ancora vivente giunge al palazzo governativo di Mexico City, città del Messico. Ecco perché, come ora sentiremo, si accaniranno con lui quando finalmente lo dovranno uccidere in una maniera barbara, che si può definire solo più che diabolica. Gli spelleranno a vivo i piedi, avrà tutta la pelle tolta dai piedi e verrà fucilato nella fossa dove lì stesso sarà poi sepolto. Ma procediamo con ordine. Da questo posto viene poi condotto in un altro carcere. È una prigione buia e fetida, con poco cibo. Ma al ragazzo, a Joselito, viene in mente di scrivere alla mamma. Scriverà alla mamma. Ecco le parole che Joselito scrive poco prima di essere giustiziato. Siamo al 6 febbraio, lui verrà giustiziato il 10 febbraio, quindi 4 giorni dopo. 4 giorni prima, da questo carcere fetido e buio, ecco cosa scrive Joselito. Mia cara mamma, sono stato fatto prigioniero in combattimento oggi. Credo che sto per morire. Ma non importa, mamma. Rassegnati alla volontà di Dio. Io muoio molto contento, perché muoio in prima linea, 13 anni, dal carcere, è la sua scrittura, a fianco, guardate che bello qui, di nostro Signore. Muoio a fianco di nostro Signore. Non affliggerti per la mia morte, questo mi dispiace. Piuttosto di ai miei fratelli che seguano l'esempio del più piccolo e tu fa la volontà di Dio. Abbi coraggio, mamma, e mandami la tua benedizione insieme a quella di papà. Salutami tutti per l'ultima volta e tu ricevi per ultimo il cuore di tuo figlio che ti vuole tanto bene e che desiderava vederti prima di morire. José Sánchez del Río, Joselito. Il 7 febbraio, l'indomani, i due prigionieri, vi ricordo che è stato arrestato con un altro di nome Lorenzo, vengono condotti nella città natia di Joselito. Deve essere data una lezione a tutti. La città di Sahuayo, sotto la custodia del deputato federale Rafael Picasso Sánchez, che peraltro è padrino di battesimo di José. Pensate il travaglio, il dramma di quest'uomo. Per cercare allora di salvarlo, poiché è il suo padrino, gli offre due possibilità. Ancora una volta lo vogliono salvare. O ricevere del denaro per fuggire all'estero, o entrare nel collegio militare governativo per proseguire la carriera delle armi. Quindi o andare all'estero, presumibilmente negli Stati Uniti d'America, al nord, e così salvarsi la vita, oppure anche entrare nuovamente, come gli era stato proposto la prima volta, nell'esercito federale. Ma Joselito rifiuta entrambe le proposte. Il papà, allora disperato, potremmo dire, va da Joselito in carcere, gli fa vedere il denaro che ha raccolto e gli dice: per favore, figlio mio, salvati la vita. Si sente rispondere da Joselito che non è necessario sborsare nemmeno un centesimo. Lui ha già offerto la sua vita a Dio.
E allora le truppe governative si riuniscono per decretare il giorno, l'ora e la modalità dell'esecuzione capitale. Nel frattempo Joselito viene tolto dal carcere e messo dentro una chiesa. Sarà l'episodio, questo che adesso sto per raccontarvi, che vi farà molto riflettere, visti i tempi che viviamo. Viene richiuso nella chiesa parrocchiale della sua città, chiesa dedicata a San Giacomo Apostolo, che però i massoni, le truppe governative, hanno trasformato in fattoria. La chiesa, col tabernacolo, le statue e tutto, è stata trasformata in una fattoria. Tra i banchi delle chiese, all'altare, ci sono le galline e persino un cavallo attaccato all'acqua santiera con tanto di fieno a terra. Joselito viene introdotto in attesa dell'esecuzione dentro questa chiesa. Irritato però da questa scena, Joselito riesce, proprio con la forza, direi, della fede, e uccide tutti gli animali presenti in chiesa, compreso il cavallo. È questo gesto che suscita e scatena l'ira finale delle truppe governative. L'indomani, al padrino che voleva salvarlo, che si arrabbia per questo, risponderà precisamente queste parole: la casa di Dio è fatta per venirci a pregare, non è un rifugio per gli animali. Tanto basta perché venga condannato. Ancora una volta si fa un ultimo tentativo, lo vogliono suggestionare. È stato arrestato insieme a Lorenzo, si chiama così l'altro, e allora l'altro viene condannato, viene condotto a morte per impiccagione. Ma qui accade qualcosa che ha suscitato l'attenzione di tutti quelli che hanno studiato la vicenda, come state vedendo, assai emblematica di Joselito, e cioè che era lui che doveva morire. Perciò non avrebbe avuto senso che morisse anche Lorenzo, e presumibilmente Joselito chiede a Dio di risparmiare la vita a Lorenzo, e accade un miracolo, perché Lorenzo viene effettivamente impiccato, e quando lo credono ormai morto, perché non si muove più, staccano la corda e lo portano al cimitero, gettandolo lì in attesa che qualcheduno abbia pietà per seppellirlo. In realtà lui non è morto, riprende vita, fugge via e sopravviverà anni e anni alla morte di Joselito. José viene quindi condannato a morte e attende l'esecuzione, come diranno i testimoni, pregando il Santo Rosario e cantando le lodi di Dio e della Madonna di continuo. Riesce anche a ricevere la comunione. Voi vi chiederete come. Un sacerdote nascondeva le ostie nel cibo che gli veniva portato. Lui sapeva già questo e prima di consumare il cibo si nutriva con le sue stesse mani della Santa Eucaristia. Il tanto desiderato martirio arriva. Il 10 febbraio gli viene annunciata la sentenza di morte. Scrive quindi la sua ultima lettera poche ore prima della morte, ma non alla mamma. Non si sente di scrivere alla mamma per non farla soffrire oltre il dovuto. Allora scrive alla zia Maria, e le dice che si sta avvicinando il momento che ho tanto atteso. A notte inoltrata, in piena notte, i soldati lo vengono a prelevare per condurlo a morte. Ma prima di uscirlo dalla chiesa, lo costringono a mettersi a terra, gli alzano le gambe e gli spellano a vivo le piante dei piedi con chiodi acuminati, fino a farli sanguinare. Poi lo spingono scalzo per le strade della città. Il ragazzo piange per il dolore, però continua a pregare. E mentre viene condotto a morte e fa fatica a tenersi in piedi perché i piedi sono del tutto scorticati, continua a dire: viva Cristo Rei, viva la Virgen de Guadalupe. Giunto al cimitero gli viene indicata una fossa, la sua futura tomba. Per evitare di far sentire rumori da sparo, il capo dei soldati ordina di pugnalarlo. Ma i colpi sono diversi, ma ad ogni colpo corrisponde inspiegabilmente un urlo di Joselito: viva Cristo Rei! Esasperato,
Gli chiede il soldato se ha un'ultima parola per suo padre. Ormai sul punto di morire, sono le sue ultime parole, il Joselito replica: dite a papà che ci rivedremo in cielo. Viva Cristo Re! Viva Santa Maria di Guada! Arriva il colpo di pistola che lo colpisce alla tempia e Joselito casca a terra. Ma c'è un particolare che secondo me fa la differenza. Pensando che fosse del tutto morto, i soldati governativi si avvicinano prima di gettargli la terra addosso e si accorgono che il ragazzo in realtà è ancora vivo, è agonizzante, e prendendo con le dita il sangue dal proprio corpo traccia a terra col proprio sangue, scusate se mi commuovo, il segno della croce, e dopodiché espira. I suoi resti mortali sono stati in seguito riesumati e posti nella cripta dei martiri nel Tempio del Sacro Cuore, lì nella città dove è nato. Dal 1996 sono venerati nella parrocchia di San Giacomo Apostolo in un altare laterale vicino al Battistero. Da sempre, nella mentalità dei messicani, è stato considerato un martire e addirittura potremmo dire il rappresentante più esimio della storia dei cristeros. Il 20 novembre 2005, nel 95° anniversario della rivoluzione messicana, Joselito è stato beatificato da Benedetto XVI. La sua fama di santità, molto nota in Messico, si è poi diffusa anche grazie al ritratto, seppure a tratti un po' romanzato, della vita appunto del film Cristiada. Ecco, questa è allora la storia che abbiamo raccontata di Joselito. Gli chiediamo che dal cielo interceda per noi, che ci aiuti a rimanere fedeli alla grazia di Dio. Questo cammino che stiamo facendo dei testimoni del nostro tempo ci ha permesso di vedere testimonianze straordinarie. Sistieti licurnonos, no? Da Josef Mincenti, il cardinale ungherese imprigionato, alle mistiche che non mangiavano e si nutrivano solo dell'Eucaristia, no? Da Massimiliano Maria Kolbe a Pio XII, da Don Dolindo Ruoth, c'è spazio per tutti. E questa invece è la foto del suo corpo, eccolo qui, questa è una foto del corpo, forse è meglio metterla così, ma non ci riesco, va bene, che si trova in questa città. Su tutti voi carissimi e sui pionieri che sono completamente ammutoliti, ma loro sono anche, se esistono i Cristeros, loro sono i Marianeros, i Marianeros. Su tutti i Marianeros sparsi d'Italia al seguito di questo povero prete che parla, che raccoglie i propri cocci, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sì, e avanti con Maria.